Buona giornata da Giusy Legrenzi, Fulvio Giuliani, Pierluigi Diaco. Allora, poco fa abbiamo letto in diretta un take dell'ANSA che recita così: chiedo al governo italiano e faccio un appello, aiutateci a far uscire dal Pakistan me e la mia famiglia perché siamo in pericolo. Questo è l'appello urgente del marito di Asia Bibi, la donna cristiana condannata 8 anni fa all'impiccagione per blasfemia e di recente assolta dalla Corte Suprema, ma che non può lasciare il paese a causa delle proteste dei fondamentalisti islamici. Sik Masik ha lanciato la sua richiesta di aiuto all'Italia in un videomessaggio ad aiuto alla Chiesa che soffre. Noi abbiamo contattato immediatamente il ministro dell'Interno e vice premier Matteo Salvini, che gentilmente ha risposto ai nostri microfoni, e vorremmo che fosse lui a rispondere pubblicamente attraverso i microfoni di RTL 102.5 all'appello del marito. Ministro, buona giornata innanzitutto e grazie di aver accettato in diretta il nostro invito. Buona giornata, grazie a voi per l'invito. Ovviamente io sono alto in una missione internazionale che si occupa di immigrazione, sicurezza, rispetto dei diritti umani e rimpatri. Mi state beccando che sono in Ghana, nella capitale del Ghana, dove io ho incontrato il Presidente della Repubblica e il Ministro degli Interni per lavorare su un'immigrazione controllata, limitata e qualificata nel nostro paese. Sulla vicenda di cui si parlava vi posso dire qualcosa. Per motivi di sicurezza, non tutto, ci stiamo lavorando con altri paesi occidentali, bisogna farlo con discrezione e attenzione per evitare problemi in loco sia agli uomini che alla famiglia, che giustamente vuole avere un futuro, perché non si può essere nel 2018 a rischio di morte per un'ipotetica ipotesi di blasfemia raccontata per vie traverse. Vi posso assicurare chi ci ascolta che io, in particolare da ministro ma da leghista, ci tengo affinché donne e bambini che sono a rischio di vita possano avere un futuro nel nostro o in altri paesi occidentali, e quindi farò tutto quello che è umanamente possibile per garantirlo a questa ragazza. Ovviamente questo va di pari passo con una chiusura a un'immigrazione clandestina che invece altrimenti rischia a Roma come a Milano di portare caos. Però appena atterrato in Italia fra qualche ora, innanzitutto sarò in aula in Senato, perché ci sarà finalmente, dopo mesi di lavoro, il voto finale sul decreto sicurezza e immigrazione, che riporta un po' di regole, un po' di ordine. Però mia priorità non sarà cominciare, perché già lo stiamo facendo come governo da tempo, di continuare, magari accelerare i contatti per garantire vita, futuro e libertà a questa povera famiglia. Ministro, ovviamente lei lo ha già detto, qui stiamo parlando di situazioni da gestire con estrema delicatezza, discrezione, ovviamente con il concorso del suo collega Moavero Milanesi, titolare del Ministero degli Esteri, anche perché il governo... Voi capirete che abbiamo tanti italiani per lavoro in Pakistan, e quindi qualunque parola in più o in meno potrebbe essere nociva per loro. Ci tengo a dirvi che ovviamente di fronte a un episodio e a una crudeltà del genere ci stiamo attivando con altri colleghi occidentali in ogni maniera possibile. Il nemico non è il Pakistan, questo è evidente, non è il governo pakistano, no, ancora meno. Questo va, bello, paese ricco con cui abbiamo relazioni commerciali assolutamente positive, da incarnare un'opportunità anche per i nostri imprenditori. Il nemico, come ovunque, è il fanatismo. Caduta, ecco, la linea è in Ghana, insomma, collegamento con il Ghana. Comunque riproviamo almeno per poterlo salutare. È un impegno importante quello preso a nome del governo italiano, evidentemente non può deciderlo da solo il titolare degli interni, però rispetto a questo appello accorato, guardate quello che sta accadendo in Pakistan, è devastante. Questa donna, che è stata riconosciuta innocente dal più alto grado di giudizio locale, non può mettere il naso fuori casa, sì, rischia realtà, di essere lapidato. Abbiamo ritrovato il ministro Salvini, stavamo facendo il punto e chiudiamo prima di lasciarla all'aereo. Stavo dicendo che non ho e non abbiamo, come Matteo Salvini, come Italia, paesi nemici. Il nemico è la violenza, è l'estremismo, è il fanatismo, ovunque, a qualunque latitudine. Salvini, noi la ringraziamo per essere stato con noi, le chiedo solamente un commento rispetto alla DL sicurezza. Lei si è impegnato tantissimo in tal materia, come prevede la situazione del voto in aula? Prevedo che passi oggi, sarà un passo in avanti per la sicurezza dei cittadini italiani, anche dei tanti immigrati regolari e per bene, che non devono essere mischiati con stupratori, scippatori e spacciatori.
anche perché di delinquenti italiani ne abbiamo abbastanza. Questa notte sono stati arrestati in Italia da polizia e carabinieri circa 25 criminali, alcuni legati alla mafia. Ci tengo in particolare a ricordare l'operazione della polizia in Calabria, che ha arrestato 7 persone che facevano business facendo combattere cani fino alla morte, che è una cosa che al solo pensiero mi fa imbestialire. Quindi, siccome abbiamo già i delinquenti nostrani, nel decreto sicurezza e immigrazione che conto di donare agli italiani oggi pomeriggio entro ora di cena, ci saranno regole più severe per i delinquenti, per i furbetti e per gli approfittatori. La prescrizione continua a farla arrabbiare come ieri? E poi la lasciamo. No, io penso che questo governo abbia tutto il diritto e dovere di andare avanti 5 anni per esaurire tutti i punti da contratto. Con Di Maio e con Conte ho un contatto quotidiano, anche qua in Africa ho sentito più loro. Ieri, anche stamattina, il Presidente del Consiglio via SMS in alcuni casi dei miei parenti, spesso e volentieri sono esagerazioni giornalistiche. Quando si tocca la giustizia, quindi il diritto alla libertà dei cittadini, bisogna sempre essere molto attenti. La Lega è nata per combattere corrotti e corruttori. L'unica cosa che vorrei evitare è che ci fossero processi infiniti. Questo lo dico a voi che siete in onda e a chiunque ci ascolti: non è giustizia né nei confronti degli innocenti né nei confronti dei colpevoli una giustizia che non dà un termine a un processo. Quindi la riforma della giustizia c'è nel contratto e si farà, la riforma della prescrizione c'è nel contratto e si farà, però l'unica cosa che non voglio è avere 60 milioni di italiani senza tempi certi quando mettono piede in tribunale. È chiarissimo. Grazie al ministro dell'Interno Matteo Salvini, la lasciamo al suo lavoro, a presto. Grazie.